Mister Di Renzo, in virtù dei risultati degli anticipi, crediamo tutti che comunque avevate gli occhi addosso e questo poteva essere un buon motivo per spingervi a dare il massimo. È stato così perché serviva un altro ottimo approccio iniziale alla partita, c'è stato, è arrivata quest'altra vittoria che vi porta da solo in testa alla classifica. Beh, questo è un lavoro che parte da lontano, già da una programmazione studiata con il mio staff in settimana, dove ha visto un ampio turnover in Coppa per permettere questo avvio oggi importante di gara. Mi ha permesso anche di lavorare su due fronti, sia la partita di mercoledì che la partita di domenica, e oggi i primi minuti ci hanno dato ragione. Il lavoro che abbiamo svolto in settimana è stato premiato da subito, siamo andati in gol su situazioni provate, sapevamo della forza del Guglionese, abbiamo cercato di sfruttare i loro punti deboli. Ecco una cosa, se magari ti aspettavi di sbloccarla subito, anche con due gol nei primi tre minuti. Ci speravo, abbiamo preparato la gara in questo modo, partire fortissimo, ripeto, è un programma che va già dalla settimana scorsa, questo giustifica anche l'ampio turnover di mercoledì, volevamo tenere un'intensità altissima dal primo minuto, sappiamo della forza del Guglionesi, sappiamo anche che è una squadra abituata a giocare su un sintetico, un campo veloce, potevano andare in difficoltà sul nostro campo e dovevamo essere bravi a non dargli il tempo di adattamento, è stato così e ci siamo stretti questi tre punti, la prestazione e il primo posto in classifica. Ecco, sabato c'è il derby, è inutile magari evidenziare la rivalità a livello forse di storia, ma sarà importante vincere non solo per il primato ma per lanciare un forte segnale al campionato. Ma noi dobbiamo ora difendere questo primo posto a tutti i costi, è normale che sappiamo che il derby è una partita a sé, sappiamo che è una partita molto sentita in città, noi faremo di tutto per regalare questa gioia ai nostri tifosi e da domani testa al derby.